Non giocava dal 1° novembre il Belluno, ma in campo non si è visto. A Montebellune i gialloblu di mister Renato Lauria travolgono 4-1 i trevigiani e salgono così a quota 12 in classifica nella giornata dedicata ai recuperi. Ci pensa il classe 2001 Luca Banda a sbloccare l'incontro dopo 2 minuti, anche se immediato. È il pareggio trevigiano con il gran tiro da fuori di Carniato. Alla mezz'ora è però il 2002 Wesley Spencer a riportare meritatamente avanti un Belluno, a tratti strabordante. Nella ripresa invece chiudono i giochi il Pipita Alessandro Salvadego con un gran tiro a giro per il 3-1 e il Cobra Corbanese, abile a sfruttare l'ingenuità difensiva di casa. Contento l'allenatore Renato Lauria dopo il 5° risultato utile consecutivo. Si era già visto un bel Belluno secondo me in tante altre partite quest'anno. Oggi però avete capitalizzato, poi non vi siete demoralizzati per aver preso subito il pareggio. Cioè io penso che dopo tutto quello che è successo tra l'altro in queste settimane meglio di così non poteva andare la partita. Sì, ci aggiungo anche di Bertagno che si è fatto male purtroppo. È un giocatore fondamentale per noi e nonostante tutto insomma ha fatto un'ottima prestazione, proseguiamo il nostro cammino nonostante la sosta, insomma abbiamo ritrovato subito il nostro gioco e quindi bravissimi ragazzi. Ora la classifica del girone è più delineata anche se mancano da disputare Chions Manzanese e le 3 sfide dell'Union Feltre contro Arzignano Trento e San Giorgio Sedico. I feltrini hanno comunque già chiesto il rinvio per il match proprio contro l'Arzignano, in programma domenica. La Serie D invece riprenderà il proprio cammino domenica 6 dicembre, sperando di non dover più fare i conti in modo massiccio con il Covid.